Dal 7 novembre 2010, in questa splendida cornice a Taormina, è attiva una convenzione stipulata da Regione Sicilia e Ospedale Bambino Gesù che prevede istituzione all'interno del presidio ospedaliero San Vincenzo del Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo, che è un centro che ha come missione quella di curare i pazienti cardiopatici congeniti della Regione Sicilia e anche del bacino del Mediterraneo. Vi mostro com'è all'interno. Il Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo quindi si articola all'interno del presidio ospedaliero San Vincenzo. Alla mia sinistra potete vedere la zona dove sono presenti le consulte ambulatoriali. Qui siamo nella zona della reception. Nel piano meno 1 troveremo una moderna risonanza magnetica nucleare di 1,5 Tesla, mentre al primo piano abbiamo la parte del cuore, la parte più importante, ossia il complesso operatorio, il reparto di terapia intensiva e il reparto di degenza. Veniamo. Benvenuti nell'ambulatorio del centro cardiologico. Sulla sinistra potete notare un locale accoglienza e sulla destra quattro consulte ambulatoriali. All'interno dell'ambulatorio del centro cardiologico vengono erogate prestazioni di ecocardiografia, sia fetale che pediatrica, e anche un servizio nell'ambulatorio dello scompenso. Ora siamo all'interno del sito di risonanza magnetica nucleare del Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo. Al momento stanno eseguendo un esame. La risonanza magnetica è ovviamente una metodica poco invasiva perché non utilizza radiazioni ionizzanti. Qui abbiamo la sala operativa. Qui siamo nel cuore pulsante del centro cardiologico, che è il complesso operatorio, che è stato recentemente ristrutturato totalmente. Abbiamo una sala operatoria cardiochirurgica dove al momento non posso far ventilare perché stanno eseguendo un intervento in circolazione extracorporea, mentre sulla nostra destra abbiamo il fiore all'occhiello del centro cardiologico, l'angiografo biplanare che è posto all'interno dell'emodinamica ibrida. Perché si chiama emodinamica ibrida? Perché è una sala innovativa dove oltre all'intervento di cateterismo può essere contestualmente eseguito un intervento chirurgico. Questo corridoio separa la terapia intensiva dal comparto operatorio. È una soluzione logistica molto appropriata in quanto gli spazi sono molto ravvicinati e permette un rispetto rigoroso dei percorsi. La terapia intensiva presenta 6 posti letto di alta complessità assistenziale a cui fanno seguito 6 posti letto di terapia subintensiva. La disposizione della terapia intensiva, del comparto operatorio e del reparto di degenza sullo stesso piano sono garanzia sia per la sicurezza del paziente che per l'efficienza del sistema. Un medico in questo modo può facilmente accedere a tutte le parti del centro, assicurando quindi le prestazioni più corrette. Qui siamo all'interno della sala riunioni, che è il luogo dove i medici si riuniscono, si confrontano, prendono decisioni per conto dei loro pazienti. È anche il luogo dove vengono effettuati corsi di aggiornamento periodico e oltretutto è il luogo dove ha sede la conferenza medico-chirurgica regionale, la cosiddetta CMCR, che è lo strumento di clinical governance di governo della rete di cardiologia pediatrica della Regione Sicilia. Al corridoio abbiamo il reparto di degenza, come si vede appena ristrutturato, 12 posti letto distribuiti in 6 stanze doppie, dove l'imperativo categorico è l'umanizzazione del percorso di cure. I nostri medici e i nostri infermieri si prendono carico del paziente e anche del suo vissuto e dell'intera famiglia.